farla dentro. Proveremo a prendere il Marlin, il blu Marlin, con una canna da spinning. Non sarà uno spinning al 100% perché usiamo un'esca morta abbinata a un'esca artificiale. Quindi per i puristi dello spinning, lo diciamo, non è una pesca spinning. Però vedremo appunto se riusciremo a tirarlo fuori. Stella 30.000. Treccia 0,40 fa 80 libre, canna da 120 libre, stand up, vediamo. Centralmente mettiamo questi due teaser che, no, come vedete, non hanno l'amo, servono soltanto per richiamare il pesce. Quando il pesce morde o comunque è in scia di questi, vengono recuperati e gli viene lanciato con la canna da spinning l'esca con l'amo, l'amo circle. Pulmino sto coso. Madonna. Impressionante ragazzi, mi tremano le mani e le braccia. È qua sotto? È a 10 metri. È già che è stata? Di là, di là. Woo!
minchia ragazzi, che cazzo ho attaccato, porca troia. Senti come cazzo canta lo Stella. È a 10 metri sotto il pelo dell'arco. Dai, 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 eccolo! È sotto, è sotto! Vai, 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 indietro! Vai, Ivan! Che cazzo ho attaccato? Dio caro! Questo potrebbe andarci, ti ha ripreso un chilometro di più. Porco Diaz! Come stai, vai, Tony? Bene, bene. Vai, Tony. Scusa che mangi il Tony. Sì, sì. Lo sento lì. Niente ragazzi, è veramente un parto. Sto iniziando a capire che cazzo provano le donne quando partoriscono, te lo giuro. C'ho le contrazioni pure io. Vado a prendere un mulinello, non ha problemi. Il problema è la canna che non ha. Ci vuole una canna più. Non ha abbastanza schiena. Quella lì, se lui decide che sta giù, sta giù. Figlio di puttana. Guarda che salta. Che bestia ragazzi! La troia! Di là! Sì, sì. Thank you.
questo non viene. Non viene più, è troppo grosso. Chiudo, chiudo tutto. È serrato tutto. Sì. Deve solo decidere di venire su, sennò l'abbiamo perso. Non pompo, sento che si piega il manico. Ma no, lo so, è perché questo qua, se no si prova ad approfittare. Vai indietro, Luca. Andato ancora più giù. Se no che cazzo facciamo? È tutto chiuso, eh! Prova a serrare, io non c'ho più le forze probabilmente. È serrato tutto. Sì, prova, dammi un guancio. Tira. Occhio alla canna, eh. Ok, dammi una, di darmi una bella mano perché io vado dentro, eh. Ok. Niente, non è impossibile. Adesso chiudiamo tutto, abbiamo chiuso tutto. Prendiamo la bobina e o viene su per miracolo o spacchiamo. Ok. Era impossibile, veramente, cioè non c'era verso. Peccato tutto questo è andato. E vabbè. No, questo lo possiamo mettere in pensione? Sì. Scotta, oh. No, ma il mulinello ce la faceva tranquillamente, era la canna, sentivo si piegava fino al manico. Dai, è andata bene comunque, due volte il filo in mano e vaffanculo. No, tre volte. Pesce preso, eh. Sì, vabbè. Da di nasce una bagnata al mulinello, sopra la testa. Ah, minchia ragazzi, è stato qualcosa di assurdo, mai provato niente di simile. Ho la mano e i lombari che sono distrutti. Peccato, peccato, sono contento, ma non c'era, era impossibile, cioè dice che era dai 250-300 kg ed era... La canna non ce la faceva, il mulinello sembrava comportarsi bene, però non c'era abbastanza schiena di canna, era troppo leggera, non ha 120 libbre, però ha ceduto. Comunque è andata bene, dai, vaffanculo. Però veramente non pensavo una roba così distruttiva. È partito due volte, cazzo, e pensavo... Beh, dai, alla fine è già sotto. Alla fine l'abbiamo già tirato qua, poi è ripartito una volta, ha ripreso il terminale, ha detto, beh, dai, vaffanculo, però è fattibile. Poi la terza volta è uscito di schiena, cioè era largo così. Cioè era largo così, ho detto ma che cazzo ha attaccato? Possibile. Vabbè, è stato un buon test, per i miei reni e per capire che era una grandissima stronzata da non rifare. O quantomeno da rifare con una canna di quelle pesantissime. Pesantissime, questa era un po' troppo. Cioè, nella fortuna siamo stati sfigati ad attaccarlo troppo grosso, perché uno da 150 kg così ce l'avremmo potuta fare, ma questo qui 250-300 kg. Guardate qua. Va bene, dai.